trovarla. Lo sapevo che eravamo fatti per intenderci. Il posto è suo. Volevo venirle a raccontare un'idea che mi sono fatto su Piazza Fontana. Ah. Mi dica allora. L'ascolto. Qualcuno che se ne intende mi ha fatto notare che per provocare quella voragine in banca sarebbero stati necessari 6 kg di esplosivo, soprattutto se parliamo di gelignite. Ora il contenitore metallico ne può tenere soltanto 4. Come si spiega? Questo qualcuno che se ne intende come lo spiega? E soprattutto, chi è? Non se lo spiega. Ho provato io a spiegarmelo. La bomba non è una, sono 2. 2 borse, 2 bombe. La prima è gelignite, a basso potenziale, con un timer. Ha un caratteristico odore di disinfettante. È una bomba simbolica. Deve esplodere a banca chiusa, niente morti né feriti. Chi l'ha messa? Valpreda? Come hanno detto tutti? Andiamo avanti. E qui entra in gioco la seconda bomba. Stavolta l'odore è diverso. Mandorle. Mandorle amare. Tritolo ad alto potenziale innescato da una miccia. Questa è la bomba della strage. Quando esplode, fa esplodere anche l'altra. A metterla è un fascista. Somiglia molto a Valpreda. Ha grande cura nel farsi notare da Rolandi. Nel farsi riconoscere. Per essere scambiato con Valpreda. Così il conto lo pagano gli anarchici. Potrebbe averla messa lui. Un fascista infiltrato al circolo Ponte della Chisolfa. O questo, un amico di Merlino e delle Chiaie. O quest'altro. Un collaboratore di Freda. Tutti neri, tutti infiltrati e tutti molto simili a Valpreda. Il tritolo viene dai depositi NATO trafficati dai neofascisti veneti. Uno schema perfetto. 2 borse, 2 bombe. Un solo colpevole. Il ballerino anarchico. Il colpevole ideale. Senti, che romanzo. Che immaginazione. Beh, visto che siamo in vena di fantasie, senta cosa le dico io. Non solo 2 borse, 2 bombe, ma anche 2 cordate diverse. La prima bomba è come dice lei. Deve scoppiare a banca chiusa, deve fare un gran botto ma non i morti. Deve essere attribuita a Valpreda, il quale però non è affatto detto che ne sappia qualcosa. Anzi, è questa bomba ad essere collocata da un sosia. Forse proprio uno dei suoi 3. Questa bomba ha molti estimatori anche all'interno delle nostre istituzioni, perché fa paura, agita l'opinione pubblica, la prepara ad accettare un cambio della Costituzione che ponga fine al caos, agli scioperi. Ma a livello internazionale qualcuno pensa che non basti. Pensa ad una dittatura vera, come in Grecia. Sono questi a mettere la seconda bomba, quella per fare i morti. Questi chi? La parte più oltranzista della NATO. Alcuni settori delle nostre forze armate. Alcuni ordinovisti veneti, a libro paga dei servizi militari americani. Qualche funzionario dell'ambasciata USA, legato ai gruppi dell'estremismo nero. E poi? Che avete fatto voi? Davvero, commissario, lei pensa che uomini dello Stato possano aver voluto la morte di tante vittime innocenti? Avete coperto tutto. Questo avete fatto. Favole. Sia la sua che la mia. Entrambe molto suggestive.
Come nelle favole, c'è sempre un fondo di verità. Ma quel fondo, lei capisce bene, non lo si può dire. E perché non si può dire? Perché la guerra non è finita, commissario. Anzi, comincia ora. Il bello deve ancora venire. Siamo tutti al fronte. Chi a fare il lavoro pulito, chi quello sporco. Ma io non sono un'impresa di pulizie, faccio il commissario. La guerra la faccio ai criminali.